Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sto impazzendo per cercare l'inquadratura. Dietro c'è anche Pepe, il mio bonsai. Adesso lo sposterò al sole perché poverino soffre. Allora, siamo qui riuniti per un altro nuovo video dove io sono sempre più stanca. Ho iniziato a studiare, una grande parola, luce. Okay. Sto a studiare per l'università, che bello. Vabbè, a parte ciò, sono andato smontando tutta la casa per le cose di Natale, alberi, addobbi e tutto. Intanto andrà via la luce, ma è tutto normale. Allora, c'è un occhio appannato, molto bene, però ho finito di fare colazione e sto cucinando. Allora, questo video volevo farlo perché, allora, prima era partito come una recensione, poi ho detto no, le recensioni un pochettino mi annoio a farle. E allora ho detto facciamo una cosa un po' più generica, ecco. Allora, mi sono rimessa a Netflix, come forse avrò già detto, non lo so, ve lo ridico, perché ogni tanto mi dimentico cosa dico nei video. Non guardate il mio fularino molto fashion, ma soffro di, come alcuni di voi sapranno, una di cervicalgia, ovvero la mia cervicale si infiamma e poi io mi blocco. E non sono contenta sul blocco. Dovrei cercare di sistemarlo, ma non ci riesco, quindi lo metterò a caso. Senza strozzarmi, ovviamente. Comunque, mi sono messa Netflix perché è un regalo che ci siamo fatti io e mio ragazzo per Natale. Ce l'abbiamo comunque in comune e allora mi sono vista tante di quelle serie TV, non, però, non me ne sono guardate tantissime, alcune, dai. Mi piace molto Netflix, sono sincera. E quindi volevo consigliarvi delle serie TV da guardare insieme, se volete consigliarmele voi, io accetto volentieri. Allora, partiamo da quelle che ho visto, che vi consiglio, vi sconsiglio di guardare. Prima di tutte, Sabrina. Sabrina ha iniziato a vedere anche la seconda stagione, se non sbaglio è bellissima, ve la consiglio. È molto genere un po' gotico, un po'. Non saprei come classificarlo, però è proprio la storia di Sabrina, quella del cartone animato che tutti sapete, versione un po' più dark, gotica, ecco, mettiamola così. C'è anche un po' di soft horror, secondo me, ma proprio soft soft. Però la storia è molto bella, mi è piaciuta tantissimo, quindi io bella consiglio. E dovrebbe uscire, se non sbaglio, la terza stagione anche, quindi che bello. Io sono molto felice. Quindi Sabrina mi è piaciuta veramente tanto, mi ha preso veramente tanto, infatti penso che ho iniziato, dopo di mia cugina tra l'altro, che continuava a dirmi che c'era Sabrina, che usciva, è uscita la seconda e usciva anche la terza. E l'avevo già Netflix con mio cugino, quindi mi ha spinto lei a dire al mio ragazzo, ma sì, dai amore, mettiamoci di nuovo Netflix. E niente, quindi partendo da Natale, la vigilia di Natale, l'ho rimesso poi verso forse Natale, non mi ricordo precisamente. Entro più o meno gennaio, eccetera, ho finito già Sabrina, quindi non mi ricordo precisamente quando, ma ho finito così tutte le puntate. E poi ho iniziato a vedere a rivedere, perché ho ripreso dalla terza stagione, Lucifer. Luce? Ok, ecco. Ho ripreso a vedere Lucifer. Bellissimo, anche altro telefilm che vi consiglio. Ho preso perfino mia madre, cioè rendetevi conto. Perfino mia madre se lo guardava perché ha messo il Chromecast, come cavolo si chiama quell'affare, in sala. E anche in camera da letto, sì, mi sono cresciute un botto le unghie. Luce. Mi sono cresciute tantissimo le unghie comunque. Ho messo il Chromecast sia in camera che in sala. Così quando sono stanca vado a dormire in camera, se no a volte lo lascio mia mamma acceso e lei parla sola con la TV. E comunque ho rivisto Lucifer, sono ripartita dalla terza stagione perché l'ho vista a spezzoni, volevo seguirmelo bene. E mi sono finita tutte le stagioni fino a penso la quarta, cioè la terza e la quarta. E poi uscirà a maggio, forse se non sbaglio, l'altra stagione. Bellissimo, comunque è stato fantastico, bellissimo anche Lucifer. Ci ho messo un po' di più perché alcune puntate erano un pochettino noiose, alcune perché non c'entravano niente. Però veramente bella, la quarta stagione è stata bellissima. La terza è stata molto lunga perché hanno fatto tantissime puntate. Scusatemi se bevo, ma se no mi si secca la gola. Bellissima comunque la quarta stagione, bellissima, ve la consiglio. L'ultima puntata è stata una cosa bellissima, voglio farvi spoiler, ma è stata fantastica. Veramente, veramente bella. Quindi vi consiglio anche Lucifer, che è andato oltre le mie aspettative. Adesso attenderemo la quinta stagione. Un altro che ho ripreso come, diciamo, serie TV, serie, oddio, sì, serie TV, è The 100, che anche questo ve lo riconsiglierò all'infinito. Peccato che non hanno ancora caricato tutte le stagioni, perché ovviamente io l'ho vista anche in America,
lingua originale, però ve lo consiglio sempre. L'ho rivisto un po' perché quando quelle sere che non c'ho niente da fare, mi riguardo qualche puntata vecchia, perché mi piace guardarmele. Ecco perché in italiano le voci sono un po' strane, però mi piace guardarmelo. Altro telefilm che mi hanno consigliato era Dracula. Ho detto, ma sì, guardiamo. Tanto me l'avevano consigliato. Ve lo sconsiglio. Ho visto i primi due episodi, magari sarò io che sarò un po' più frettolosa, però ho visto il primo episodio lunghissimo, una barba allucinante. È veramente, veramente. Ui. È veramente, non so. Lento, lento, lento. Non mi è piaciuto tanto. Sono sincera, ho detto, vabbè, gli do un'altra speranza. Guarda la seconda puntata. Non mi è piaciuta nemmeno quella. Era una brutta copia di Van Helsing, secondo me, molto più Mojang. Dove sti cacchio di vampiri sembrano zombie. Non mi piace. Allora non l'ho continuata per ora. Poi se voi qualcuno di voi l'ha vista e mi dice che è bella. Se c'è qualche barlume di speranza magari. Boh. Io l'ho vista barbosa. Non mi ha entusiasmato tanto. Poi ho rivisto con molto mio piacere tutta la serie. Di Vampire Knight. Perché volevo farla conoscere il mio ragazzo. Ve la consiglio. È un anime che parla di vampiri. Per l'appunto si chiama Vampire Knight. Appunto è un anime, prese appunto puntate e c'è la prima e la seconda stagione se non sbaglio su Netflix, è bellissimo, veramente bello. Mi è quasi passato questo sfogo che avevo da mi è venuto, tra l'altro che molti me l'avete chiesto, ho dei puntini, non sono avevo fuori, è uno sfogo che mi è venuto allergico a una maschera per il viso che ho usato, bene sai, solo che devo continuare a mettere la crema. E niente, Buon Picnic ve lo consiglio, molto carino come anime. Un altro anime che ho visto e che sono felicissima che l'hanno messo su Netflix è Tokyo Ghoul, ve lo consiglio. Se non l'avete visto andatelo a guardare, correte e andatelo a guardare, bellissimo. Altri due anime che vi consiglio come serie TV sono Nana, meraviglioso, e Sword Art Online che dovrebbe uscire quello nuovo, che il mio ragazzo già sta già felice, già sta volando. Che si chiama SAO, Sword Art Online, comunque come volete chiamarlo. È bellissimo, quindi riepilogando vi consiglio come serie TV assolutamente Sabrina e Lucifer e The 100, che si chiamano The 100, solo The 100. Come invece serie TV, ma serie anime, Vampire Knight, Nana, Tokyo Ghoul e Sword Art Online. Un altro anime che invece è solo un film, più che altro ve lo consiglio se volete guardare Your Name, è bellissimo, ha un significato profondo dietro, inimmaginabile. Il mio ragazzo mi ha regalato anche il fumetto, il manga è bellissimo, io veramente lo adoro. Come altre serie TV o film in generale, allora, c'è un film che mi sfugge il nome, ve lo giuro, e, ha sempre lo stesso attore che ha fatto anche Matrix e John Wick, che non mi ricordo il nome. Io con i nomi ho problemi. Dove chiamarsi The Replicant, se non sbaglio, ma non sono sicurissima. Parla di questo ragazzo, cioè questo uomo che ha una famiglia. La famiglia sfortunatamente muore in un incidente stradale. Tutta. I tre figli e la moglie. Lui essendo un genetista che sta cercando di impiantare la mente umana, quindi lui studia la mente umana, e cerca di impiantarla, trasferendola da una persona che, deceduta a un essere bionico. Il suo migliore amico invece, nonché assistente, invece studia come la clonazione umana, praticamente cerca di clonare la famiglia. E poi da lì c'è tutto il film, ma è veramente bello. Poi io adoro l'attore che ha fatto anche i film di John Wick, ha fatto anche la serie di Matrix, mi piace proprio l'attore. È un film un po' particolare, mi è piaciuto, c'è un po' di azione, c'è un po' comunque di dramma, c'è un po' di tutto in mezzo. Che altro posso consigliarvi? A parte mettervi Netflix, poi lì c'è tutto un mondo. Ce n'è anche una molto bella fase di serie che però io l'ho finta tutta. Non so, è molto bella, si chiama, prima si chiama Orphan Black, non Orphan, perché ce ne sono due. Si chiama solo Orphan Black, parla di queste gemelle che sono state tutte create praticamente. Create in laboratorio, ma è molto molto fantascientifico, ma molto figo, si chiama Orphan Black. Bellissimo. Io l'ho finito tutto di vedere, cioè ho finito finito, nel senso non faranno più stagioni, sfortunatamente, ma è veramente bello, proprio la storia è fantastica, è bellissima. Non so quante stagioni ci siano in totale, però è bello. Mi dispiace molto che purtroppo su Netflix non ci sia Grey's Anatomy, se no penso che avrei sposato Netflix. Già, peccato. Forse perché sono troppe stagioni. Però
E anche perché quelle le ultime che sono uscite e non riesco ancora a guardarle, cavolo. Che altro vi posso consigliare, pensando a quello che guardo io normalmente? Allora. Ah, ce n'è un altro, ma non mi ricordo assolutamente come si pronuncia. Vabbè, dettagli. Quando la guarderò ve la lascerò massimo qua sotto il nome. Vi lascerò tutte le serie. Se mi ricorderò. Poi che altro sto guardando? Perché sto cercando di ripensare a quello che guardavo mesi fa. Perché da un bel po' che non avevo Netflix. Non mi viene in mente nient'altro. Perché ho già visto anche The Rain. C'è anche, ecco, The Titans. The Titans è anche molto bello. Poi ho visto appunto The Rain. E l'altro che guardavo con il mio ragazzo, che non mi ricordo il nome. Perché non riesco a pronunciare le cose? Willelon Earp, una cosa del genere. Che non riuscivo. Willelon Earp. Ve lo lascerò comunque sotto nei commenti. Mi spunta dal mio canale Lilly. Eccola, vieni qua, fatti presentare. Non so se la vedete, vedete solo orecchie. Aspetta, Lilly, eccola qui. Perché da sola, poverina, sentiva la mia mancanza. Ciao, come puzzi? Devo fare un bagno solare, via Lilly. Puzzi. Niente, altri che vi consiglio? Non saprei. Io per adesso sto guardando più che altro questi. Ora voglio iniziare, appunto stavo iniziando con i miei ragazzi a vedere la seconda stagione di un titolo lunghissimo in inglese che non mi viene in mente come si chiama. E poi spero che inizi, io guardavo Sex Education, che mi piaceva morire da ridere, spero che rifacciano poi la prossima stagione. Cioè, lo continuino, insomma. E niente, vi consiglio questi, ve li lascio poi sotto se me li ricordo. Se no così cosa potrei guardare, io vi saluto. Nel prossimo video, se siete arrivati fino a prima, vedete hashtag io amo Netflix.